toponomastica femminile dal 2012 è attiva in un settore del femminile che ha praticamente inventato, diciamolo, no? Ecco, che cos'è Maria Pia Ercolini? Sì, questo dare risalto alla memoria delle donne, all'agito delle donne, non al subito. Le strade portano soprattutto nomi di vittime, di martiri, di santi, di madonne, mentre insomma ci sembra arrivato il momento di portare alla luce un altro aspetto, no? Cioè la donna che contribuisce alla costruzione della società. Le scienziate, le scrittrici, sì, i premi Nobel. Ovviamente ci occupiamo di tutto, ci occupiamo anche della collettività delle donne lavoratrici, cioè dalle gelsomminaie, no, alle donne contadine. Cioè noi crediamo che sia importante portare proprio in luce il contributo costruttivo delle donne. Ecco, e Livia Capasso, qui siamo in un contesto bellissimo, l'hub culturale a Roma della Moby Dick, e siamo qui per il caffè letterario. Che cos'è questa iniziativa? Allora, il salotto letterario è una cosa storica, un evento storico, e cioè si ispira ai salotti, insomma, degli aristocratici che aprivano le loro stanze agli intellettuali del tempo e si faceva cultura. Noi vogliamo fare cultura, no? Vogliamo diffondere la cultura delle donne, ricordare tante donne scrittrici, poete, che hanno scritto il loro pensiero, e quindi tante donne, nostre associate, nostre amiche, vengono, sono insieme a noi a leggere passi scelti da loro, di queste scrittrici, e quindi ci fanno emozionare, ci raccontano il pensiero di queste donne. Abbiamo fatto già, questa è la terza volta che facciamo questo salotto letterario, l'abbiamo già fatto la prima volta a Firenze, un po' qualche anno fa, e poi l'abbiamo fatto quest'inverno, poco prima, insomma, all'inizio dell'autunno, abbiamo fatto al Mater il pistaccio, e adesso questa è la terza volta che la facciamo, lo rifaremo tra poco alla sede della FAO di Roma. Il salotto, Maria Pia, no? È un'idea che sembra un po' contrastare, perché il salotto è dall'idea delle signore che prendono il tè, insomma, di bon ton. Però invece qui c'è un'idea che, voglio dire, in qualche modo rivoluziona, no? Vuole essere un po' una provocazione. Come vi è venuto in mente? Beh, innanzitutto il salotto noi lo immaginiamo come tavolini da bar, per cui vogliamo dare un aspetto molto più letterario e meno aristocratico, ecco. No? Perché quello che ci interessa è che la cultura sia la fusione dell'elite intellettuale e dell'elite popolare. Per elite popolare intendo, cioè, le donne che vivono e chiamano la cultura e che non sono le intellettuali legate alle società aristocratiche borghesi dei tempi dei salotti. E Livia, per concludere, dopo 5 anni di questo cammino con toponomastica femminile, in cui veramente ne avete fatte di cotte e di crude, e vi siete molto divertite, però cosa ne ricavi come esperienza, come sensazione? Ma io personalmente sono molto arricchita da questa esperienza, cioè io ci lavoro tantissimo, sono pensionata, e però insomma, dedico tutto il mio tempo, la mia giornata lavorativa la dedico alla toponomastica. È un arricchimento incredibile, io stessa conosco tante cose che prima non conoscevo, quindi mi avvicino a tante persone che prima non, personalità della storia, storiche femminili che non conoscevo, e come me penso tutti gli altri, insomma, che seguono con noi questa avventura. Certo, è una rete, Maria Pia, per concludere, una bellissima, rete, nazionale, una bellissima rete. Che funziona. Quando c'è qualche idea chiediamo chi vuole occuparsi, nel giro di qualche minuto abbiamo trovato una donna che dice ci posso pensare io, e le iniziative in questo modo finiscono una dietro l'altra. Esatto. Senza la rete non sarebbe possibile. Esatto. Certo. Qual è, come contattarvi? www.toponomasticafemminile.com è il nostro sito, oppure la pagina Facebook Toponomastica Femminile. Grazie Maria Pia Ercolini e Livia Capasso.